Bentrovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito quali sono gli argomenti del giorno. Salmonella nelle uova, tre lotti contaminari ritirati a Corfinio. Sentiamo nel servizio di Andrea Daurelli. Uova contaminate da salmonella. La lunga lista dei richiami a causa di questo batterio si allunga ancora. L'ultima allerta alimentare, resa nota dal Ministero della Salute, riguarda le uova di gallina fresche ed allevamento a terra di un'azienda agricola con sede a Corfinio. Secondo quanto segnalato dalle autorità ministeriali, i lotti ritirati sono tre. La motivazione è la presenza del batterio della salmonella, Enteridintis. In particolare, occorre prestare particolarmente attenzione alle confezioni di uova da 6, caratterizzate. dalle seguenti. Date di scadenza 31 ottobre 2018 1 novembre 2018-2 novembre 2018. Se le avete acquistate, scrive il Ministero. Controllate se sulla confezione di quelle fresche da levamento a terra sono presenti queste date e in tal caso riportatele presso il punto vendita per ottenere un cambio o un rimborso. Cosa fare in caso di assunzione inconsapevole di prodotti contaminati da salmonella? Ebbene monitorare la comparsa di una serie di sintomi tipici che possono manifestarsi tra le 6 e le 72 ore dal consumo dell'alimento contaminato e possono durare anche una settimana. Tra questi troviamo febbre, crampi all'addome, nausea e vomito, diarrea o sangue nelle feci. In questo caso è meglio consultare il proprio medico di famiglia. Adesso ci occupiamo della vicenda dei pasti a scuola perché scatta la circolare anticontaminazione. Sentiamo. Istruire i propri figli sul divieto di condividere il proprio cibo con i compagni e di assaggiare cibo altrui e assicurare la fornitura del pasto domestico ogni giorno prima dell'ingresso a scuola. E questo è il senso della circolare anticontaminazione del cibo che è stata diramata dall'Istituto Comprensivo Radice Ovidio e sottoposta all'attenzione dei genitori che devono rilasciare una dichiarazione per attenersi alle disposizioni della scuola e soprattutto assumersi ogni responsabilità in caso di eventuali trasmissioni di malattie. Ma la circolare numero 15 che contiene una serie di disposizioni da osservare anche per la conservazione e lo sproporzionamento degli alimenti. Avrebbe subito acceso gli animi, tant'è che l'avvocato Reforo di Sulmona Katia Puglielli, questa volta in veste di genitore, è pronta a ricorrere al prefetto dell'Aquila Giuseppe Linardi. Sto inviando proprio in questo momento un'istanza al prefetto perché accerti quanto accaduto e soprattutto ristabilisca un po' di ordine in questa delicata vicenda. È intervenuta la Puglielli a Onda TG che sta animando la protesta chiamando a raccolta un gruppo di genitori. Nella dichiarazione che le famiglie devono sottoscrivere si chiede l'assunzione di ogni responsabilità la preparazione, le caratteristiche genico-sanitarie, la qualità, la fornitura, il trasporto e la conservazione del pasto, esonerando la scuola e tutto il personale scolastico in caso di episodi di malattie trasmesse da alimenti e di qualunque conseguenza pregiudizievole riconducibile ai pasti di preparazione domestica. Tanto è bastato per far scattare la protesta perché, se è vero che è necessario controllo e cautela sulla contaminazione dei cibi, resta il fatto, sempre secondo i genitori, che la scuola, come seconda agenzia educativa, non può venir meno la diffusione dei valori, della condivisione e della consapevolezza. Ma sarei il prefetto ora a mettere mano a tutto l'iter procedurale. Controesodo per listituto Denino Morandi, 100.000 euro per la sede alternativa. In arrivo una variazione di bilancio. Sentiamo nel servizio di Andrea Daureli. Ancora una settimana il Denino Morandi di Sulmona spegnerà la sua quarta candelina. È un compleanno amaro quello che si appresta a celebrare l'Istituto di Via D'Andrea, chiuso il 17 ottobre 2014, dove sigilli posti dalla Guardia di Finanza dell'Aquila sui presunti lavori sbagliati post sisma. Bisogna attendere la fine del mese per la consegna dello studio di progettazione voluta dalla provincia dell'Aquila che resta proprietaria dell'immobile nonostante la convenzione siglata con il Proveritorato alle Opere Pubbliche Soggetto attuatore. Ma gli amministratori continuano a lavorare a tamburo battente sull'iter procedurale che porterà al rientro dei ragionieri e geometri a Sulmona. Dopo la lettera del polo fermi recepita dalla provincia, si attende la ratifica del contratto che può avvenire solo dopo la variazione di bilancio che molto probabilmente ammonterà circa 100.000 euro. La trattativa dovrà chiudersi a breve, forse già la prossima settimana, per dare il via a tutte le fasi che porteranno al trasloco della popolazione scolastica da Lidi di Ripatura all'ex convento di Sant'Antonio, struttura messa a disposizione dalla Sant'Antonio SRL che si è giudicata la manifestazione di interesse. A mantenere alta l'attenzione il Comitato, ma dall'altra parte si lavora costantemente. Stiamo andando avanti senza interruzioni, la variazione di bilancio è un'operazione che faremo alla fine, ma non richiede molto tempo, spiega il consigliere Mauro Tirabassi. La somma dei 100.000 euro era stata già indicata dal presidente della provincia, Angelo Caruso, nel corso dell'Assemblea con i genitori, organizzata dal Comitato, coordinato da professore Franco D'Amico. Ora si attende sono gli ultimi passaggi per concretizzare il controesodo a Sulmona con la speranza che nulla si intoppi sull'altro fronte, quello dell'adeguamento della sede storica che segna la storia e l'identità di una città e un territorio. E adesso ci spostiamo a Prato la Peligna per parlare di cittadini aggrediti da branchi di cani Randaggi. Il sindaco Antonella Dinino diffida l'ASL e chiede la cattura. Sentiamo. Branchi di cani randaggi aggrediscono i cittadini e il comune diffida l'Asl. Accade a Prato la Peligna, dove il fenomeno del randaggismo si sta allargando, destando pericolo e preoccupazione fra la popolazione. Questa mattina il sindaco Antonella Di Nino ha inviato formale diffida all'azienda sanitaria. Nella giornata di ieri si sono verificati episodi di aggressione perpetrati da branchi di cani nei confronti di diversi cittadini, scrive la Di Nino. I branchi sono presenti in prossimità del cimitero della circonvalazione ovest, località Spinelle, e in prossimità della stazione dell'A. ...del ponte in direzione centro abitato. Ladinino fa notare quindi che l'intensificarsi di cani randaggi sul territorio comunale... ...visto che i cani si radunano in pericolosi branchi... ...viste le richieste di intervento per la cattura già inoltrate da questo ente... ...preso atto del moltiplicarsi delle segnalazioni che pervengono al comune... ...da parte di cittadini comprensibilmente preoccupati... ...e considerata la prioritaria necessità di tutelare l'incolumità delle persone... ...si diffida a programmare urgentemente e immediatamente... Interventi atti alla cattura dei cani randaggi, in particolare dei branchi, al fine di tutelare l'incolumità dei cittadini e ad adottare ogni altra iniziativa per la risoluzione delle problematiche evidenziate. Fra cinghiali e cani randaggi nel comune peligno è aumentata nell'ultimo periodo la preoccupazione dei cittadini. Marcia indietro sul tribunale di Sulmona la Will, incalza la senatrice Di Girolamo e chiede un incontro al ministro. Nel servizio sentiamo le reazioni della piazza. La senatrice di Girolamo ci dia una risposta e ci dica da che parte sta. Ci faccia sapere se è a favore del territorio che l'ha scelta o a sostegno di affermazioni di un ministro che, stando a quanto letto, dimostrerebbe di non essere proprio coerente. Secondo a fondo di fila per la senatrice Pentastellata e la richiesta d'incontro con i guardiasigilli. Sigilli. La WILL con il suo segretario confederale Mauro Nardella non ci sta a far passare in sordina il dietro fronte del ministro della giustizia Alfonso Bonafede, sulla salvaguardia dei tribunali minori finiti nel vortice della riforma. Della geografia giudiziaria. In un recente congresso nazionale di Catania, Bonafede ha detto a chiare lettere che non esiste l'opportunità e la possibilità di riaprire tribunali già chiusi e che entro il 2019 saranno aperti in Italia mille uffici di prossimità. Una soluzione che ha già scatenato malumori, soprattutto da parte degli avvocati che lottano da anni per la difesa del Tribunale di Sulmona, che rientra nei presidi chiusi della riforma, ma ancora operativi in funzione della proroga fino al 2020. Per meglio interpretare il tutto per avere una risposta diretta. Chiedo al ministro un incontro chiarificatore, magari con tutti gli attori impegnati nel cercare di salvare un tribunale, che lo voglio ricordare, in fatto di efficienza, si pone al quinto posto in Italia, al primo nel centro-sud, conclude il sindacalista. Le dichiarazioni del Guardia Sigilli hanno scatenato anche le prime reazioni in piazza. Ma è l'unico tribunale che sta nel centro-armo. Se no, il tribunale va salvato e anche noi dobbiamo difenderlo. E questo atteggiamento comunque eh, di chiunque chi va prima dice una cosa, poi dice un'altra, eh. è un'abitudine consolidata che non va bene. Perché non parlano più del fatto che abbiamo una popolazione che è meno di un quinto degli Stati Uniti, però <ride> dei politici che sono almeno cinque volte di più di quelli degli Stati Uniti, non stiamo scherzando. C'è Stia fame il governo, perché se si rimangia anche le proprie decisioni vuol dire che non hanno idee nuove. è normale no, per una città che vive anche su, questa, su questo tribunale, quindi la sua mancanza sicuramente danneggerà un sacco di persone. Due giornate di studio sul tema della reumatologia sono quelle svoltesi nello scorso fine settimana a Sulmona nell'ambito della seconda edizione delle giornate ovidiane di reumatologia. Il servizio. La città di Sulmona ha ospitato all'hotel Santa Croce Meeting la seconda edizione delle giornate ovidiane di reumatologia. Il congresso, svoltosi venerdì e sabato scorsi, ha avuto il patrocinio delle maggiori società scientifiche di riferimento e ha visto la partecipazione di medici, infermieri e fisioterapisti. L'obiettivo è stato quello del perfezionamento della conoscenza dei problemi della pratica clinica quotidiana del reumatologo e di tutte le figure mediche impegnate nella cura delle malattie reumatiche e delle loro complicanze. L'evento è stato inserito nel programma nazionale d'educazione continua in medicina da Alma Auxilia, provider abruzzese che opera in ambito nazionale con accreditamento standard nel campo della formazione scientifica. Al centro dell'attenzione, argomenti importanti riguardanti appunto la reumatologia, dall'osteoporosi alle artriti. E anche a delle malattie un po' più complesse come sono le malattie del connettivo, eh, le connettività, il lupus in particolare. Sono patologie che sono sempre in maggior crescita perché riusciamo sempre più a diagnosticarle e in quanto un tempo, il tempo addietro sembravano rare in quanto venivano poco diagnosticate anche perché poco ricercate e anche con le, le diagnostiche meno efficaci si riusciva almeno a farlo. La tematica del convegno era sulla eh, osteoporosi meccanismi, possibilità di cura e che cosa si conosce fino ad oggi. Quindi la mia relazione ha mh, riportato risultati molto recenti che indicano come mh, si possano rieducare alcune cellule del sangue per diventare capaci di formare osso e quindi magari con un'autotrasfusione aiutare il paziente a eh, correggere, contenere e migliorare l'osteoporosi. Naturalmente è uno studio scientifico. Che dà indicazioni che prima di diventare una possibile terapia e un aiuto alla terapia eh, dovranno essere eh, dimostrate, supportate da studi clinici adeguati. Quindi è una strada che si è appena aperta, non è ancora di impiego terapeutico. Il ruolo dell'informazione scritta e radiotelevisiva in Abruzzo. Sarà questo il tema di un incontro che si svolgerà. Domani a Sulmona a partire dalle 16.30 a Palazzo Corvin, Vico del Vecchio. I relatori saranno Piero Anchino, direttore del Centro, Paolo Mastri, giornalista del Messaggero, Nicola Marini del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, Ennio Bellucci, ex giornalista RAI e Stefano Pallotta, presidente dell'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo. E adesso per lo sport ci occupiamo di atletica leggera nono posto e record regionale per il sulmonese Daniele Silvestri ai campionati italiani cadetti di atletica leggera che si sono svolti nello scorso fine settimana a Rieti. Sentiamo non ha vinto il titolo italiano ai tricolori cadetti di Rieti, ma ha dato comunque filo da torcere ad atleti di Lombardia, Piemonte, Veneto, Lazio ed altre regioni. I 3.545 punti ottenuti da Daniele Silvestri dell'amatori serafini Sulmona in sei specialità diverse, 100 ostacoli alto, giavellotto, disco lungo e 1000 metri, hanno veramente dell'incredibile e sono il risultato di un lavoro che in questa particolare circostanza si può definire veramente eccezionale in quanto il giovane Sulmonese, grazie alle sue qualità atletiche messe a risalto con il lavoro svolto con gli allenatori Annelise Canol, Gino e Mimmo Carrozza, è stato in grado di competere in campo nazionale. Il nono posto consente a Silvestri di stabilire il nuovo record abruzzese delle prove multiple, migliorando così di oltre 100 punti quello precedente. Prestazione di rilievo anche per l'altra sulmonese Lucia Santucci che, impegnata nella gara degli 80 ostacoli, ha dato il meglio di sé, giungendo sesta nella terza batteria e sfiorando di pochissimi millesimi la missione ai turni di finale. Per loro e per tutti gli atleti della SD Amatori Atletica Serafini, la stagione finisce qui, ma la pausa sarà breve perché tra poco partirà la preparazione per le gare di corsa campestre e per le indoor. La disciplina sportiva della ginnastica ritmica sarà alla ribalta della conviviale del Panathlon di Sulmona. In programma domani, giovedì 11 ottobre all'Hotel Santa Croce Meeting a partire dalle ore 20. Ospite del club presieduto da Luigi La Civita sarà. Lex campionessa del mondo ed olimpica della nazionale italiana di ginnastica ritmica Fabrizia D'Ottavio, nata a Chieti il 3 febbraio del 1985, la D'Ottavio eh, negli anni ha arricchito il proprio curriculum con titoli di rilievo come l'argento alle Olimpiadi di Atene nel 2004 e l'oro ai Campionati Mondiali di Baku in Azerbaijan nel 2005, ma ci sono state per lei tante altre medaglie che hanno reso sempre l'atleta teatina protagonista in campo nazionale, europeo e mondiale. Fabrizia Lottavio adesso ricopre l'incarico di membro del Consiglio direttivo della Federazione Ginnastica d'Italia. Alla serata, ricordiamo, in programma domani all'hotel Santa Croce Meeting interverranno. I rappresentanti della S.D. Nicla, società di Prato La Peligna, ma con sedi anche a Sulmone e ad Avezzano, con le proprie ginnaste, dunque le ginnaste della Nicla, si esibiranno in una dimostrazione tecnica. Adesso il calcio oggi nel campionato di eccellenza si gioca il turno infrasettimanale valido per la settima giornata di andata per i nerostellati, Prato. Ci sarà la trasferta a spoltore, oggi scenderanno in campo anche le squadre della promozione per la Coppa Italia, sono infatti in programma le seconde gare dei triangolari del secondo turno. Al Palozzi di Sulmona alle 15.30 si sfideranno... L'Ovidiana Sulmona e l'Angizia Luco, eh, mentre il Raiano sarà impegnato in trasferta ad Atri contro il Real 3 Ciminiere Atria. Ovidiana Sulmona, Angizia Luco è valida per il Triangolare A, mentre Real 3 Ciminiere Atria Raiano è valida per il Triangolare B. Entrambe le peligne vengono dalle sconfitte subite nella prima gara del triangolare L'Ovidiano-Sulmona è uscita perdente per 3-0 sul campo del San Gregorio mentre il Raiano è uscita sconfitta in casa contro il River Chieti per 4-1. Oggi dunque si disputano le, gare, le seconde gare del triangolare con l'Ovidiana Sulmona che ripetiamo affronterà in casa alle 15:30 l'Angizia Luco, squadra del Girone A del campionato di promozione, mentre il Raiano si recherà in trasferta ad Atri contro il Real Treciminiere Atria. Lasciamo anche lo sport, adesso è giunto il momento eh, dell'informazione dall'Aquila a cura del capoluogo.it. Buongiorno e bentornati all'Appuntamento con l'Informazione con il Tg delle 13 che anche quest'oggi si tiene dagli uffici della PEA Informa dove stiamo svolgendo da ieri mattina questo corso intensivo sui social, sui social media marketing. Siamo questa mattina con Umberto Macchi di cui vi parliamo da tanti giorni e finalmente quest'oggi è qui con noi. Ciao, grazie, <ride> Ciao, grazie Umberto, per l'invito. Grazie a te per scoprire insieme che cosa è successo in città Partendo appunto da una spiacevole notizia di ieri sera che ha visto protagonisti il sindaco dell'Aquila per Luigi Biondi, in un, citato in un video da alcune persone residenti nella zona di San Gregorio, in, nella fattispecie le persone che sono state eh, protagoniste dello sgombero forzato nelle case di San Gregorio, che ricordiamo non sono agibili. Ebbene queste persone hanno registrato un video e come succede sempre all'indomani questo video era sicuramente scherzoso, ma nel frattempo il video è stato registrato... Non si capisce se fosse effettivamente di plastica o meno e con delle mazze, con delle minacce al sindaco e a delle persone che collaborano con lui rispetto a questo problema. Per scelta non abbiamo postato il video che abbiamo trovato assolutamente... Ma abbiamo appunto registrato questo comportamento in un articolo ieri sera. E passiamo poi ad una notizia di cronaca ancora: a 7 ore per una ambulanza. È stata attesa per più di sette ore un'ambulanza, un paziente anziano che in mattinata aveva dovuto avvalersi del servizio del 118 per regarsi al pronto soccorso per un malore, dopo aver ricevuto la dovuta assistenza e dimesso alle ore 12 ha dovuto attendere ben oltre sette ore prima di poter rientrare presso la propria abitazione per mancanza di ambulanze disponibili. Andiamo ora al saluto di Giorgio Spezzaferri l'ex assessore comunale dell'Aquila, molto attivo e apprezzato per la sua attività, soprattutto nell'ambito culturale e musicale della regione Abruzzo, che si è spento all'età di 87 anni. Continuano ad arrivare in redazione video e fotografie dell'abbattimento in notturna del Palazzo del Vecchio in Piazza Duomo, una, un evento che effettivamente colpisce molto la città, tant'è che appunto Durante la notte la nostra, la nostra linea di broadcasting di Whatsapp viene sommersa di fotografie e di video dei nostri lettori che ci mandano questa, questa registrazione. E probabilmente proprio perché tutti siamo in un certo, soprattutto noi un po' più grandi, siamo legati a questo palazzo di Del Vecchio, quando andavamo sotto i portici e ci davamo appuntamento a Del Vecchio. Un'altra buona notizia, Nicolò Filoni porta l'Aquila e l'Abruzzo ai giochi olimpici giovanili di Buenos Aires con l'Italia del basket. E allora facciamo un grandissimo in bocca al lupo a Nicolò Filoni. Sempre per il freddo, termosifoni accesi anche a Camarda, a Sergi e Filetto. Quindi, dopo le scuole del, gli Asili, eh, è stato dato il via libera per l'accensione anticipata dei termosifoni anche nelle frazioni di Camarda, a Sergi e di Filetto. E proprio per il meteo continuano gli addensamenti, in particolare giovedì ci sarà un ulteriore aumento della nuvolosità con addensamenti pomeridiani consistenti a ridosso dei rilievi, dove non si esclude la possibilità di precipitazioni. Anche per oggi è tutto, l'appuntamento con l'informazione del capoluogo è con il TG delle 13 domani, dove torneremo nella nostra redazione ringraziando Umberto Macchiepea Informa. L'appuntamento per domani da Roberta Galeotti, buona giornata a tutti. C'è un aggiornamento dall'Aquila. Sarà presentato domani nell'aula magna dell'edificio Alan Turing del polo didattico di Coppito il nuovo microscopio elettronico a scansione installato presso il centro di microscopie dell'Università degli Studi dell'Aquila. Si tratta del SEM più avanzato attualmente installato in Italia per analisi di campioni ad ampio spettro. La caratteristica principale di questo tipo di microscopio elettronico consiste nel fatto che grazie alla presenza di diversi sistemi per l'analisi degli elettroni e di vari accessori, Permetterà l'analisi con altissime risoluzioni di campioni di diversa natura, dai nuovi materiali a campioni biologici, reperti archeologici, campioni da opere d'arte, materiali per costruzioni, particelle di inquinanti presenti in atmosfera, materiali contenenti amianto. L'acquisto di questo microscopio è stato completamente finanziato con fondi dell'Ateneo. Non ci sono altri aggiornamenti, così prima di concludere possiamo vedere la programmazione cinematografica. Alla multisala Igioland di Corfinio sono in programmazione questi film, tutti in piedi alle 18.10 e 21.10. 21 Smallfoot, il mio amico delle nevi, con proiezioni alle 18 e alle 20.40. Venom con proiezioni alle 18.30 e alle 21.10. Per quanto riguarda invece il cinema pacifico di Sulmona, oggi ultima giornata con la proiezione di Titanic, il film che dunque compie 20 anni e il cinema. Pacifico di Sulmona offre la possibilità di vedere il capolavoro di James Cameron, dunque che è in programmazione al Cinema Pacifico di Sulmona alle 16.45 e alle 20.45. È tutto per questa edizione del giorno del nostro telegiornale, grazie della cortesa attenzione. Prossimo appuntamento con l'informazione in diretta questa sera alle ore 20, ci salutiamo con il Meteo, buona giornata. Sulla nostra regione condizioni di cielo poco nuvoloso con possibili annuvolamenti e banchi di nebbia nell'Aquilano e localmente sulle zone collinari che si affacciano sul versante adriatico, che saranno in diradamento, ma poi addensamenti torneranno a manifestarsi a ridosso di rilievi dove non si escludono rovesci in estensione verso le zone pedemontane che si affacciano sul versante adriatico, ma in attenuazione in serata e in nottata, dalla serata inoltre, è previsto un graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dalla Marsica e dall'Aquilano, ma si tratterà inizialmente di nubi alte stratificate. Temperature generalmente stazionarie o in lieve aumento, specie nei valori massimi, venti deboli nei quadranti orientali lungo la fascia costiera e collinare, occidentali sulle zone interne e montuose. mare generalmente poco mosso.